viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Nella puntata di oggi parliamo dell'istituto e dell'impegno internazionale che ha assunto negli anni. Prima di entrare però nel dettaglio delle attività, cerchiamo di definire un po' il contesto di riferimento. L'istituto infatti è uno strumento tecnico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, l'OIE, un'organizzazione internazionale, forse meno conosciuta dal grande pubblico, di OMS e FAO, ma ugualmente importante. Per capire meglio è oggi con noi il dottor Antonio Petrini, che per l'istituto zooprofilattico Abruzzo e il Molise si occupa proprio di attività internazionali. Dottor Petrini, può spiegarci che cos'è l'OIE? L'OIE è l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, un'organizzazione internazionale molto antica e molto importante, nata nel 1924, quindi prima ancora della creazione delle Nazioni Unite. È nata sulla spinta di un problema reale, e cioè l'apparizione di una malattia animale, la peste bovina, in Nord Europa. Fin da subito ci si rese conto che per combattere questa malattia non era sufficiente l'attività di un servizio veterinario di un singolo paese, ma si sentì la necessità per i paesi europei di coordinare le proprie azioni. Il principio è quello che le malattie non riconoscono le frontiere nazionali, per cui bisogna assolutamente promuovere un'azione coordinata dei diversi servizi veterinari. Se il principio era valido nel 1924, e cioè quello per cui le malattie animali si spostano seguendo il commercio di animali e di prodotti di origine animale, in un mondo cosiddetto globalizzato questo principio è ancora più valido, in quanto sono sempre più importanti i movimenti di uomini, animali, merci e quindi il rischio di introdurre malattie in un paese fino ad allora indenne. Scusi, il primo nucleo di paesi fondatori dell'OIE decise quindi di adottare alcune misure, prima delle quali quello di scambiarsi delle informazioni sanitarie in modo da permettere a paesi a rischio di introduzione di mettere in piedi una serie di misure preventive. L'OIE ha riconosciuto l'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e il Molise come proprio centro di collaborazione. Cosa significa in concreto? Il riconoscimento come centro di collaborazione passa attraverso il voto dei paesi membri dell'OIE, che sono 172, ed è basato su un riconoscimento delle capacità tecnico-scientifiche e dell'organizzazione, in questo caso dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, e il tutto in un contesto internazionale altamente competitivo. Cos'altro fa l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e per il Molise per l'OIE? È stato riconosciuto anche come laboratorio di referenza per tre importanti malattie animali: la pleuropolmonite contagiosa bovina, una malattia attualmente non più presente in Europa ma che gravi danni causa nel continente africano, la Blue Tongue, di cui i nostri corregionali avranno ancora memoria sicuramente, che attualmente è presente ancora in Europa e per cui i servizi veterinari europei svolgono un'azione molto importante, e per la brucellosi che è una zoonosi, una malattia quindi trasmissibile dall'animale all'uomo e che interessa ancora molti paesi, soprattutto del bacino del Mediterraneo. Se ne dicono di parole, dolce come quando piove, del silenzio che c'è. Il presidente di questo istituto è l'attuale presidente della commissione scientifica dell'OIE. Ecco, questo è un altro grande riconoscimento per il nostro istituto, in quanto la commissione scientifica è una commissione eletta e il nostro direttore è stato eletto responsabile di questa commissione, che è quella che assicura le basi scientifiche di tutte le norme e regole fatte dall'OIE, prodotte dall'OIE. Oltre a questo, la stessa commissione scientifica attribuisce lo status di libero o meno
a un paese rispetto a una determinata malattia. Questo status comporta una serie di implicazioni a livello commerciale. Parlando di ricadute commerciali per un paese, su quali regole si basa il commercio internazionale di animali? Il commercio internazionale degli animali si basa sulle regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che ha riconosciuto come proprie le regole fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'OIE, riconoscendo l'OIE come suo organismo tecnico. La presenza di malattie animali in un paese cosa comporta per il loro sviluppo commerciale? Guardi, tenga presente che 110 paesi rispetto ai 172 paesi membri dell'OIE sono paesi in via di sviluppo o in via di transizione. Per questi paesi l'agricoltura, la zootecnia in particolare, rappresenta una importante percentuale del prodotto interno lordo. La presenza di una malattia animale può creare delle barriere commerciali e quindi avere delle pesanti ripercussioni sul commercio internazionale di questi paesi. Pensi per esempio ai paesi del Sud America, che sono grandi produttori ed esportatori di carne bovina. Ecco, nel momento in cui dovesse apparire una malattia animale, ecco che le barriere commerciali si creerebbero e con grande ripercussione sul commercio e sull'economia di questi paesi. I've made up my mind, don't need to think it over, if I'm wrong I am right. Don't need to look no further this day. A proposito dei paesi sudamericani, voi avete dei progetti molto importanti con loro. Abbiamo un progetto recentissimo che è quello con il Paraguay, dove la presidenza del Paraguay ha chiesto al nostro istituto di seguire l'istituzione del laboratorio nazionale centrale. Poi c'è un progetto con lo Stato di Santa Catarina in Brasile, che ha chiesto al nostro istituto di aiutare il servizio veterinario di questo Stato a adeguare le proprie strutture produttive per facilitare il commercio e l'esportazione di carne suina verso l'Europa, verso i mercati internazionali. Il progetto più o meno gemello è quello con lo Stato del Mato Grosso del Sud, questa volta per l'esportazione verso l'Europa di carne bovina. Sono delle esperienze piuttosto stimolanti queste a livello professionale. Sono esperienze molto belle, con dei numeri che sono molto importanti. Pensi per esempio nello Stato di Mato Grosso del Sud, è uno Stato, un solo Stato della Federazione del Brasile, uno Stato di un'estensione territoriale pari a quella della Francia, con 2 milioni e mezzo di abitanti e 25 milioni di bovini. Per dare un'idea, in Italia abbiamo meno di 7 milioni di bovini. Quindi l'Istituto è impegnato a livello internazionale non solo con le attività dell'OIE, ma anche in altri contesti. È certamente impegnato in altri contesti, per esempio in Europa abbiamo promosso e stiamo svolgendo progetti in quasi tutti i paesi nuovi membri dell'Unione Europea, penso alla Polonia, penso a paesi candidati come la Croazia, ma anche la Bulgaria, la Romania, la Lituania. Esistono progetti finanziati dalla Direzione Generale per la Ricerca della Commissione Europea, in questo momento sono circa 12 i progetti che stiamo conducendo, e in più la Direzione Generale della Protezione dei Consumatori ha attribuito all'Istituto Zooprofilattico di Teramo il compito di formare i veterinari ufficiali dei paesi europei, paesi candidati e paesi terzi. Quindi lei mi stava dicendo prima che nel quadro delle attività della rete di sorveglianza della Blue Tongue voi svolgete un ottimo servizio all'interno dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la Blue Tongue, l'Unione Europea ha proprio assegnato all'Istituto Zooprofilattico di Teramo la responsabilità di creare e di gestire il sistema informativo per la gestione di tutti i dati epidemiologici che derivano dai paesi membri per meglio controllare questa malattia. E anche sulla peste classica suina, sulla peste equina, per le malattie trasmesse da artropodi, ecco, ho detto bene? Ha detto bene, questo è un riconoscimento e un compito che ci è stato assegnato dall'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha sede a Parma, che ha
riconosciuto l'Istituto come suo organismo consultivo e l'ha incaricato di produrre regole e manuali per queste importanti malattie animali. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Dunque, esiste un accordo bilaterale anche tra Italia e Stati Uniti per quanto riguarda il commercio della carne. L'Istituto Zooprofilattico come agisce in questo accordo? L'Istituto in questo accordo bilaterale con gli Stati Uniti è stato incaricato dal Ministero della Salute italiano di gestire questo accordo nel senso di produrre un sistema informativo per lo scambio di informazioni sanitarie fra Italia e Stati Uniti per il commercio della carne. Senta, che altra e nuova iniziativa sul fronte delle attività internazionali ci sono? Ci sono molto belle ed interessanti. L'Istituto è orgoglioso di, in particolare di questa iniziativa che si chiama Twinning o Gemellaggio. È una nuova iniziativa dell'OIE che parte dal presupposto che i laboratori di eccellenza, i laboratori già riconosciuti dall'OIE come laboratori di riferimento, centri di collaborazione, si trovano quasi tutti nel nord del mondo, o meglio nei paesi ricchi per ovvi motivi. Per aiutare i paesi in via di sviluppo o in via di transizione, un laboratorio di un paese ricco si impegna a seguire, ad agevolare, a guidare lo sviluppo tecnico-scientifico di un laboratorio del terzo mondo, al fine di portarlo ad un livello di eccellenza. Attualmente stiamo conducendo 3 progetti di gemellaggio, uno con l'Eritrea, un altro con il Servizio Sanitario Nazionale di Cuba e l'ultimo con quello del Botswana. Senta, le posso fare una domanda? Siamo sicuri la nostra carne è buona? La nostra carne è buona e non ha nessun problema, anche perché a livello internazionale i controlli che vengono eseguiti in Italia sono presi come modello. In generale il Servizio Sanitario Nazionale Italiano e in particolare quello veterinario assicura una serie di prestazioni che so tutto il mondo ci invidia. Quindi bistecche super sicure. Super sicure. Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer! L'Italia del caffè! L'Italia derubata!